credo che c'è dell'interesse, perché è vera questa cosa, io proprio origliavo a un certo punto, ma se quando fai quelle le cene tra amiche, io entro con le amiche di mia moglie, improvvisamente sentivi casino fino a un momento prima, entra l'uomo, tutti così, non sai di cosa stessero parlando, origliando capisco, grazie anche a 5-6 bottiglie di vino che si filtrano ogni volta, che alla fine andavano a finire sempre su un discorso che mi ha fatto, diciamo, scrivere questa canzone, quello che le donne dicono. Le donne del mio tempo si sono emancipate, non sono sprovvedute, sono più spregiudicate. Gli piace di riunirsi la notte di Natale e fare dei discorsi che non riesce a immaginare. Di fare una cenone davanti al panettone, lo dico chiaramente, sono in fibrillazione. Di fare una riunione in perizoma rosso, ma spero vivamente di levarselo di dosso. E parlano di scarpe, parlano d'amore, e parlano di vacanze, parlano di cuore, e parlano di cuore, parlano di ingredienti, e parlano di cerette, parlano di assorbenti. E se l'argomento va a mancare fine, le donne parlano di lunghezza del pene. A volte vanno in disco, a volte in balena, le trovi su WhatsApp che chattano tutto in coro, e poi a due si sputtano tra di loro. Francesca Denari se parte il karaoke, però di vere amiche se ne contano per poco, e che sono generose, sempre piene di entusiasmo, che ti sembrano sincere anche se finiscono il caso. E parlano di scarpe, parlano d'amore, e parlano di vacanze, e parlano di cupone, e parlano di ingredienti, e parlano di cerette, e parlano di assorbenti. E se l'argomento va a mancare viene, le donne parlano, le donne parlano, le donne parlano di lunghezza del pene. E come in un babbo Natale esagerato, la donna aumenta sempre il fatto che ha scattato. E come un babbo Natale esagerato, la donna aumenta sempre il fatto che ha scattato. E come